Bene, Tancredi, visto che questa rubrica che introduce ogni puntata Chef in Campo, oggi ho deciso di mettermi di nuovo la divisa. Benissimo. E di fingermi un telespettatore. Oggi voglio preparare insieme a te. Bravo. Un cocktail proprio con le mie mani. Spiega, Anthony, quanto è importante mettere il ghiaccio e se... Il ghiaccio è importante, bisogna arrivare sempre al limite del bicchiere. Okay, ma ora stiamo raffreddando la coppa. Stiamo raffreddando naturalmente la coppa. Bravissimo. Oppure se non avete tanto ghiaccio potete metterla in frigo. Bravissimo. E farla raffreddare. Bravo. Poi mettere del ghiaccio lì. Nello shaker. Nello shaker. Allora andiamo oggi a fare una rivisitazione del Paloma, che è un drink. Ok? Quindi andiamo a prendere la tequila. Bene. Bravissimo. E la puoi gentilmente versare così. Okay. Un po' di più. Grazie, stop. Io due abbondo, once. Io abbondo. Bravissimo, meglio abbondare che difficile, giusto? Esatto, come disse il grande Daniele Lo Squalo, abbondate sempre, divertitevi. Bravissimo. Poi? Quindi mettiamo due once di tequila. Bene. Siamo un po' messicani oggi. Succo di pompelmo rosa, che potete benissimo spremere a casa e poi filtrare. Quante ne mettiamo? Decidi tu, mezzo? Te vai. Un'uncia. Un'uncia. Bisogna divertirsi quando si fanno queste cose. Bravo. Poi mettiamo lo sciroppo di agave al... Rosmarino. Bravissimo. Vedi che sa leggere. Rosmarino poi un ingrediente fondamentale. Vai a mettere mezza uncia, però abbonda. Oggi abbondiamo. Lo chiamiamo il cocktail lo squalo. Lo squalo, bravo. Poi cosa facciamo? Mettiamo il foam. Che cos'è il foam? Il foam è una polvere tipicamente basata sul fulcro centrale dell'uovo, dell'albume. È la sostituzione dell'uovo. Dell'albume dell'uovo, quindi è una polvere. Ma io ti devo ribattere un po', no? È una polvere bio. Vegana. Vegana. Quindi facciamo una shakerata forte, forte. 8 secondi, forte, 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 di più. Bravissimo. Guardo, deve essere bello deciso. Bravo, bravo, così. Guarda, guarda come sei sexy. 8, vai. Bravo, bravo. Andiamo avanti. Stop. Una volta shakerato forte, avremo un risultato di questa schiuma, di questa texture, di questa corposità. E andiamo a filtrare, quindi doppio filtraggio, double stream. E come guarnizione prendiamo un limone essiccato. Poggia, bellissimo. Bene, caro Tancredi, a questo punto io ti ho preparato un cocktail a te l'assaggio. A te la prova. Certo, okay, l'ho fatto io, a te l'assaggio, prego. Facciamo qualcosa di diverso. Okay, prego. Quindi assaggio io. Assaggi tu. E nel frattempo, cari telespettatori, provate. Seguendo Chef in Campo potete imparare tante cose. A questo punto, sigla! Un cocktail pazzesco, Tancredi, grazie. Com'è pazzesca l'ospite della puntata di oggi, una grande attrice, tanto amata dal pubblico italiano, che dire, un'amica, Elena Russo, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, grazie. Vogliamo raccontare l'aneddoto? Ma certo, vai. Durante la pandemia ci siamo incontrati a Piazza Mazzini fuori dalla Rai, pensate, lei mi ha chiesto, ma come mai inviti tutti tranne me e oggi sei qui. Eccoci, è stato di parola, grazie, perché devo dire che è stupenda la tua cucina, avete dei forni pazzeschi, ma poi insomma qui c'è quest'isola che è veramente invitante. Bene, grazie. Cucinerai insieme al nostro chef Andrea Palmieri. Piacere, ciao Anthony. E mi raccomando, supportala al meglio. E poi come puoi vedere abbiamo la nostra cake creator, Manuela, che ti preparerà un dolce. Che cosa fa la cake creator? È colei che in base ad ogni personaggio, alla sua personalità, ai suoi sapori, alle sue tradizioni, alla sua storia, va a rivisitare un dolce impersonalizzato. Pazzesco! Guarda che tu non finisci mai di imparare, E allora, a proposito di imparare, io voglio impararlo il piatto che tu hai scelto, vogliamo dire ai nostri telespettatori qual è? Sì, perché siccome io sono sempre a dieta, Andrea, e allora mi devo trovare, con una mamma napoletana voi capite bene, no? Ah, che certo, ci sta proprio di tutto e di più, cioè se non ci stanno le calorie proprio, calorie che escono da tutte le parti, non si mangia a casa mia, si vive per il mangiare. Quindi io mi invento delle ricette dietetiche. E
quella che spesso viene bene, io non sono brava come te, è le polpette di pesce. Buone. Le polpette di pesce che io, allora, a questo punto vorrei che però, insomma, lo chef... Certo, deve illustrare gli ingredienti. Certo. Cosa occorre? Allora, abbiamo dei filetti di spigola freschi, poi delle mandorle già spellate, poi abbiamo lime, prezzemolo, aglio, sale, poi abbiamo degli albumi, poi qui io ho anche della bella mentuccia fresca, della menta fresca che andremo a mettere, e poi questa qui è una maionese al lime fatta prendendo la maionese, per gli amici a casa, se non volete farla tutta quanta, maionese normale, aggiungiamo un succo di lime per 300 grammi di maionese. E viene buonissimo. Benissimo. Sto sorridendo perché ovviamente è tutto in un'altra, è un altro stile fatto con le mani esperte di uno chef. Però insomma è molto più... Allora lui potrebbe sfilettare queste che sono... Filetti di spigola te li vado a tritare intanto. Me le triti. Assolutamente sì. Allora io comincio a tagliare un po' di prezzemolo. Bene, 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 bene. Allora quindi... mentre tu... Posso fare solo una domanda, Elena? Cucina, vai. Vuoi dei guanti, Elena? Sì, magari, grazie. Certo, noi poi disinfettiamo sempre, utilizziamo i guanti. No, no, è giusto, è che io ovviamente mi sono sentita così a casa mia. Ma tu ti devi sentire a casa tua. Stavo partendo così. Perché utilizzeremo il pesce, siccome le sue mani sono... Sì, è vero, ma poi ho gli anelli, le cose, quindi... Allora, Elena, io voglio iniziare anche a conoscerti insieme ai nostri telespettatori. Vai. La tua carriera, tu da giovanissima hai iniziato questo lavoro, l'attrice. Sì. A 7 anni, così piccola. A 7 anni ho dato all'universo, a Dio, questa voglia di farlo, perché sai che noi prima dobbiamo immaginare. Certo. E poi le cose si realizzano. Il mio papà faceva l'attore, quindi evidentemente ho respirato anche quest'aria a casa mia, e poi un po' di acqua sotto i ponti ne è passata, fino a che sono arrivata qui a Roma e pensa che non esisteva nemmeno la linea veloce dei treni, cioè quella più veloce erano 3 ore. Io venivo, facevo il provino e poi me ne ritornavo a Napoli. Fino a quando poi non è diventato un lavoro vero e proprio, e quindi ho cominciato a prendere la casa, le cose, e adesso vivo qua, come ecco, tu sai. Ecco, ma c'è un'attrice a cui tu ti sei ispirata, soprattutto all'inizio della tua carriera? Ma guarda, io non ho mai avuto, diciamo, una musa ispiratrice, se non ho amato come regista Vittorio De Sica. Quindi è ovvio che la Loren sicuramente, ma non è perché è napoletana, perché proprio ho amato lui come regista. Certo. E quindi naturalmente ho amato anche lei, che ovviamente, che cosa possiamo dire, è straordinaria. E quindi ho imparato ad amare questo lavoro attraverso i loro film. Se poi invece mi chiedi una internazionale, io ti dico Juliette Binoche, che è un altro, diciamo, un'altra sfera. Ecco, ma tu che, insomma, fai tanto teatro, tante fiction, e più tardi ne parleremo, cosa prediligi di più? Cioè, Elena, cosa preferisce, stare su un palcoscenico o davanti alle telecamere? Ma guarda, Anthony, il teatro, secondo me, ogni attore, indipendentemente dal successo di una fiction o del cinema, dovrebbe sempre farlo, perché il teatro è l'anima vera, tu attraverso il pubblico, il singolo spettatore, puoi sentire come cambiare, come modulare al meglio il tuo personaggio, quello che interpreti. Quindi teatro bisogna sempre farlo, a una mio avviso. È importante. Poi certo, è normale che io ringrazio le fiction, perché sennò qui io non ci potevo stare, perché se vogliamo vivere col teatro, vabbè, che te lo dico a fare, insomma, i guadagni non sono gli stessi. Ma grazie alla fiction ho avuto l'opportunità poi di fare anche delle belle fiction. Sì, ricordiamolo, tu tra l'altro, insomma, sei stata anche... Io ho iniziato con, secondo me, la fiction più bella del mondo, che si chiama Orgoglio, che è veramente... È stato un successo in Rai, scritta dalla Venturini, insomma, parliamo. Poi subito dopo Elisa di Rivombrosa. Mi ricordo, io ho fatto sempre epoca. Evidentemente tengo una faccia antica. Non so, quindi, evidentemente. Senti, secondo te io che faccia ho, antica o moderna? No, tu ce l'hai moderna. Anche se devo dire, no, vero Andrea, che comunque potrebbe, me lo immagino, essere un potrebbe essere anche, allora, un personaggio. Allora, tu vai a farmi un po' di lezioni, io adesso 700. Ti chiederò, che ne so, cara, posso versarti dell'acqua? Certo. Lo facciamo in chiave antica, vai. La chiave antica usavano le perifrasi, e quindi invece di dire lo specchio dicevano: per favore, gentilmente, mi puoi passare quell'aggeggio che riflette la mia immagine. Guardi quanti parole. Allora, mi concentro, cari telespettatori, non prendo
vedete, nota di questo momento televisivo e memorabile. Vai, ancora di più, vero? Scusa, non sono... Beh, un pochino di più lo triterei. Vai, vai. No, no, nel senso un pochino più tritato. Ah, più tritato, riesci, sì, sì, sì. Se no va bene così. Poi se ti vuoi intanto andare a vedere... Vediamo, vediamo. Mentre triti bene il prezzemolo, madame, mi ossequi. Se la disturbo durante le sue faccende domestiche, posso versarle un po' d'acqua? Posso versarle il contenuto che è in questa... E così parlavano! E io che devo fare, amica? E allora la faccio in chiave moderna. Ah, ma amica mia, ti va di bene? Allora lo vedi che sei moderno. Ecco qua, un allora, po' d'acqua. Allora, vorrei domandare al nostro mitico chef, lui usa l'aglio, devi sapere che io non lo sopporto molto, non l'aglio. Non lo usi, prego. Quindi, grazie. Ma posso bere? Certo, tu puoi fare tutto quello che vuoi. Grazie. Allora, in questo momento porgo le mie labbra su questo... Dai, sto scherzando. E allora, mentre voi continuate, io voglio andare dalla nostra cake creator, Manuela, per conoscere il dolce di questa puntata che ha deciso di preparare per Elena Russo. Allora, per Elena ho deciso di preparare una mousse alle fragole con una gelée di lamponi all'interno e sopra una composta di fragole champagne. Oh! Quindi ho pensato alla sua dolcezza, ma anche al suo carattere, grazie, alla sua forza, i lamponi e poi lo champagne, insomma. Buonissimo! Champagne per brindare a un incontro. Io mi prendo un maccarone. Mamma mia, vorrei tanto far sentire ai telespettatori l'odore di questa menta. Chissà, un giorno, secondo te, Anthony, faranno la televisione con anche olfattiva. Ma io no, credo che l'immaginazione va oltre l'olfatto. Quando ragione, un pubblico si emoziona e ride soprattutto con quello che combiniamo in questa cucina, va è oltre. Vero, è vero. Anthony, intanto noi stiamo mettendo un po' di lime in questo... Ecco, vedi, per esempio io uso il limone normale e invece rivisitato lime da mani esperte. Potrebbe essere fino alla spigola al mojito, perché in realtà abbiamo messo la menta, il lime, insomma. Sta, ci stiamo avvicinando bella, la là. Spigola al mojito di Elena però... Russo. No, però posso dire veramente, fatelo questo piatto, perché siamo tutti bravi a fare la pangetta tritata che è soffrigge, benissimo, che fa, ma fare dei piatti saporiti, è dietetici, bello, è molto difficile. Ma poi una cosa che noi dalla prima edizione di Chef in Campo vogliamo comunque raccontare attraverso le ricette di ogni singolo personaggio è anche l'importanza degli ingredienti sani, bravo, rigorosamente made in Italy, ma soprattutto utilizzando anche il chilometro zero della bella Italia, l'Italia, bravi, da gustare. Bene, ci siamo quasi. Allora, posso mettere? Vai, assolutamente la sì. Preparazione delle polpette al pesce è in atto, pochi minuti di pubblicità e fra poco, insieme ad Elena Russo, torniamo qui nella cucina di Chef in Campo e continuiamo a parlare con noi, ma soprattutto a mangiare.